Say I'm the greatest, now I'm the glory. Well, the word is out and I learned. I got the latest side of the story. You're pulling out before you get back. Stiamo mettendo a punto la moto per sabato. Abbiamo la pedana smontata perché praticamente se ne andava un po' in avanti perché la potenza del piede, della coscia. Adesso c'è qui il capo officina che sta facendo una modifica per sabato. Stiamo preparando una staffa per allungare l'ammortizzatore del pit bike. Siamo senza fangazzo. La domenica. Qua sta zio Tony che la sta più impazzito di noi. Attenzione che Giulietto ha messo il clacson, quindi state attenti quando sta dietro a voi che suona. Sicuramente suona perché deve passare, perché va troppo veloce, quindi cambiare le gomme qua al pit stop con queste, con queste buchi, con queste non state dietro, con proprio questo, eh? Buchi, queste sono quelle vecchie, anzi, perché queste nuove qua, guarda che gomma, tete zio Eric, vi faccio vedere la marca, che non ce l'ha nessuno sta marca, questa è no, dalla parte sola per vergogna, dalla parte sola che sta vergognando. Guan Li praticamente sarebbe un parente di Bruce Lee che c'ha la ditta di gomme, che è? Sì. Guan Li. Mia. Ma che stai a fa? Ma non lo dicevo, mi sono dato la chiave sbagliata. Ma è 12 che si? È 12 o 11. Ma chiamo che sono le 8 la mia cena. È un'ora e mezza sta stella si scarica. Oddio. Stiamo preparando i picchetti per fare la pista, probabilmente 150 metri per 140 metri in larghezza. Quella mondiale. Dai, come va sta sega? A mano questa. Ebbene, sta sega come va? Taglia. Questa fa fatica. Dai, la Emiliano, c'è anche il geometra qui, il geometra con gli occhiali. Ma questo geometra, allora stiamo facendo la pista. Va bene. Qua ci sono i picchetti. Marco, la motosega per tagliare qualche pianta dove sta? La motosega sta qua, ecco. Tante volte dobbiamo. Ecco la motosega, e ci sta tutto. Quando è pronta ti facciamo sapere. Ciao Emiliano.